La SD Ostuni 1945 cade di misura contro la Tomamaie, al Ninola Veneziana finisce 0-1. Gli 11 di Mister Bruni con il numero 1 Schina, 2 Stranieri, 3 Nives, 4 Stabile, 5 Zizzi, 6 Razzini, 7 Marzio, 8 Marino, 9 Maglie, 10 Giunta, 11 Benedetti. I giallorossi di Mister Luperto in campo con il numero 1 Esposito, 2 Tecci, 3 Giovane, 4 Cassini, 5 Pasca, 6 Cabrera, 7 Negro, 8 Politi, 9 Mosca, 10 Flor del Mundo, 11 Marin. Una prima parte di gara equilibrata con il Maglie che tenta più di una volta di impensierire la difesa gialloblu. Lo Ostuni tenta di fare la gara senza riuscire però a trovare una manovra fluida. Il gioco non decolla, ma in chiusura di primo tempo i giallorossi trovano il gol con Cassini che da calcio d'angolo si ritrova la palla sui piedi e insacca. Nella ripresa la musica non cambia e le azioni degne di nota sono pochissime. Ci prova lo Ostuni con Nives e Maglie. Nel finale i giallorossi, che hanno gestito la partita con grande organizzazione e compattezza, vicini in più occasioni al 2-0. D'altro canto invece i gialloblu dovranno lavorare molto sulla fase offensiva. Il Maglie sale a quota 16 punti in classifica, invece lo Ostuni rimane fermo a quota 10. Lo Ostuni nella prossima giornata affronterà il Castellaneta in trasferta. Le interviste di Giovanni Semeraro a Mister Luciano Bruni, a Mister Luperto e ad Emanuele Razzini. Con Mister Bruni alla fine di questa gara provo a fare io un'analisi e vediamo cosa ne pensa. Se concordo. Per dare una giustificazione e una motivazione a questa sconfitta. Sembrava che la squadra fosse poco lucida e soprattutto abbastanza timorosa anche nel gestire la palla. È come se questa partita fosse figlia della partita di domenica scorsa. Beh, non hai detto male, concordo, in quanto sembrava che la palla scottasse, per cui molto probabilmente l'aspetto emotivo e le scorie anche della partita di domenica scorsa possono incidere, anche se ovviamente si va a giocare un'altra partita, non si deve più pensare a quello che è successo, ma a quello che avviene oggi. E comunque abbiamo giocato contro una squadra organizzata, una buona squadra, una bella squadra, di quelle, perlomeno di quelle che ho incontrato ultimamente, è una delle migliori. La qualità, la geometria, ha un buon gioco, sicuramente è merito dell'allenatore e come hai detto tu, molto probabilmente noi siamo troppo timorosi, abbiamo troppa frenesia nel giocare la palla e spesse volte ci cala la nebbia e ricorriamo a lanci lunghi che non servono a niente, anche perché noi abbiamo un problema non indifferente, quello di trovare un attaccante di mestiere che ci faccia un po' il lavoro di reparto, cosa che a noi ci è sempre mancata e ne stiamo un po' soffrendo di questo. Io concordo con lei sul fatto che il Maglie
è un'ottima squadra, di quelle che abbiamo visto, anche per me è una delle migliori del campionato. Martina a parte, che magari sta facendo un campionato a sé, però ancora lungo, si può dire, parole importanti ancora. Ancora lungo, non tanto lungo, perché il campionato è corto, non è lungo. Se pensiamo che fra 3 giornate è finito il girone d'andata, per cui è abbastanza corto, bisogna fare punti, non è che bisogna stare a aspettare chissà che cosa. Guardiamoci un po' in giro, ora ovviamente ci sarà il mercato di prossimo, bisogna intervenire in tutte le maniere, perché ci sono alcuni punti dove bisogna migliorare la squadra assolutamente. Ma questa sterilità in fase avanzata, in attacco soprattutto, un tiro in porta oggi, più o meno un'azione manovrata con un tiro in porta, una verticalizzazione peraltro, un po' poco, ma dipende soltanto dalla mancanza di persone adatte al ruolo di attaccante, oppure c'è un sistema di gioco che deve essere un attimino rivalutato e rivisto? Ma può essere tutto, perché quando non arrivi in porta così, mettiamoci anche i meriti delle altre squadre, oltretutto, perché spesso e volentieri non si va a dare i meriti alle altre squadre, squadre che sono forse più attrezzate di noi. Grazie mister. Con mister Luperto estendo a lei i complimenti di mister Bruni per l'ottima prestazione e soprattutto per l'ottima squadra che ha fatto scendere qui al Comunale Nino La Veneziana di Ostuni, e complimenti anche da parte mia, perché è la migliore squadra che abbiamo visto giocare contro l'Ostuni quest'anno. E il rammarico del campionato iniziato forse troppo tardi per voi? Vabbè, il rammarico quando c'hai meno punti, sì, potevamo fare qualcosina in più, però sono andate così le partite, dobbiamo accettare i risultati del campo e niente, non pensare più di tanto a queste cose, cercare di fare sempre meglio, di andare in campo sempre più organizzati per fare la nostra figura, per cercare di giocare, cercare di non far giocare gli avversari. Questo è il nostro modo di pensare, speriamo di poter continuare, però chiaramente ci sono difficoltà, non è stato facile anche oggi. Io ringrazio mister Bruni, ci conosciamo, ed è raro sentire anche questi complimenti da parte dell'allenatore della squadra, che ha perso tra l'altro, quindi grazie, lo ringrazio ancora e mi fanno veramente piacere, perché apprezzare il lavoro, no, di un allenatore reciproco, e quindi fa molto piacere. E io d'altro canto posso dire che ho visto una squadra anche lì organizzata, che insomma tosta da battere, per niente facile, insomma, quindi posso dire questo e credo che non avrà problemi per il proseguo del campionato. La sconfitta dello Ostuni di quest'oggi, sempre a detta di mister Bruni, è proprio vista in base alla forza della squadra avversaria, perché ha detto ci sono delle squadre che sono più forti di noi e il Maglie lo è, però abbiamo visto una sua squadra molto ben organizzata, soprattutto parte difensiva, con due uomini di grande esperienza, Pasca e Joaquin dietro, ma dal centrocampo in su mi è sembrato un mix di dinamicità, esperienza, qualità tecnica. Sì, è visto bene, ci sono ragazzi, giovani, soprattutto esterni e anche in mezzo Politi, giovani, poi altri di esperienza come Peppe Negro, come bene, in mezzo c'è, va bene, io lo chiamo Jeremias, non so, Jeremias, no? E quindi, ma tutti hanno dato il loro. Oggi ho chiesto, oltre al fatto di, se possibile, riuscire a giocare, e quindi quando hanno potuto l'hanno fatto, ho chiesto una gara maschia e questa me l'hanno fatta, quindi questo è stato importante, e perché di fronte abbiamo visto una squadra maschia che non è stato facile battere. Grazie mister, niente, in bocca al lupo. Ciao, grazie. Con Emanuele Lazzini innanzitutto uno scambio di saluti, perché è un piacere rivederti dopo tanti anni. Anche bene. Abbiamo parlato col mister oggi, dopo la fine della partita. Innanzitutto ha ammesso la superiorità della squadra avversaria, che comunque è una signora squadra, una delle migliori che abbiamo visto qui ad Ostuni. Ma soprattutto a me è sembrato, e lui è stato d'accordo con me, che questa partita sia un po' figlia della partita di domenica scorsa, a livello proprio di mentalità della squadra, una grande paura di giocare soprattutto. Sicuramente sì, diciamo, la paura di giocare
questo sono d'accordo. Forse partite totalmente diverse tra questa e domenica scorsa, perché comunque oggi abbiamo affrontato, secondo me, una squadra con un'ottima qualità, che comunque è imposta da dietro, che comunque ha giocatori veramente, veramente bravi, e ci ha messo in difficoltà specialmente il primo quarto d'ora del primo tempo. Poi, una volta prese le misure, abbiamo tamponato, abbiamo provato a giocare anche noi, a fare qualcosa, però se vado ad analizzare tutta la partita, abbiamo fatto zero tiri. Loro sull'unico episodio hanno fatto gol, mi sembra all'ultimo secondo del primo tempo, e meriti a loro, e niente, prendiamo così la sconfitta, ci rimbocchiamo le maniche e ripartiamo da martedì per preparare la prossima partita. Manduria è una partita diversa, forse Manduria è stato un approccio sbagliato e che ce lo siamo portato per tutta la partita. Sicuramente entrambe le partite un po' troppa confusione. È stata una partita che loro hanno vinto, non tanto nel punteggio, perché chiaramente hanno vinto di misura e poi non hanno avuto grossissime occasioni per aumentare il bottino, ma è stato proprio un atteggiamento della squadra avversaria che è stata superiore alla nostra. Sì, diciamo che loro erano più, tra virgolette, più organizzati, nel senso erano più stretti, più corti, quando avevano palla sapevano quello che dovevano fare, come muoversi, come metterci in difficoltà, e l'hanno fatto anche bene. Noi siamo una squadra operaia, comunque io sono arrivato da un mese e mezzo, Dino Marino è arrivato da poco, Magli è arrivato da poco, comunque amalgamare un nuovo gruppo è sempre difficile, adesso riapre il mercato, quindi non so chi va via, chi ritorna, quindi è sempre difficile. Al momento però sono positivo perché siamo salvi. E niente, ricominciamo da martedì tranquillamente, come abbiamo fatto questo mese e mezzo da quando sono arrivato, con entusiasmo, con lavoro, e secondo me poi alla fine i risultati arriveranno.